esperienza a New York. Pranziamo in crociera con il Foliage. Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Per contenuti, servizi, anteprime, consigli su New York e Stati Uniti d'America, ma anche viaggi al femminile, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. Questa è stata la migliore crociera autunnale con pranzo che io abbia mai fatto a New York. Sono state 2 ore di divertimento mentre ci si godeva il meraviglioso Foliage autunnale, pranzando a bordo di uno yacht in stile anni 20. Avevamo il tavolo privato, il pranzo incluso e un drink. Biglietti! Per entrare bisogna aspettare che chiamano la lettera del tuo tavolo. Noi siamo tavolo D. I miei guest, siamo in 4, non vediamo l'ora di mangiare, almeno io che ho una fame di Dio. Thank you so much. Questo è il nostro tavolo, il tavolo di... Che bello, ci abbiamo un sacco di spazio. Hi! Partiamo! Che bello, già si vede il Foliage. Tutto il mio tavolo non ha fatto mai questa crociera con il Foliage. Aspettiamo il pranzo è incluso un drink. È inclusa la vista, comunque è bellissimo, eh? Non mi ero accorta che già stava cambiando così. Cos'è? I mean onions. Allora, cipolle. Rossino con ricotta e cipolle. Mimosa! Il tipo si è sbagliato e mi ha portato 2 mimosa. Io ho scelto la mimosa con la pesca, quindi è un po' di prosecco con la pesca. Testiamola. Voi volete provarla? I like it. Allora, dall'altra parte abbiamo il New Jersey, stiamo andando verso nord. La crociera dura 2 ore e ora stiamo aspettando che ci portino da mangiare e gli ultimi bicchieri da bere. Cheers! Le crociere del Foliage saranno disponibili fino al 12 novembre, ma se non riuscite entro quella data non preoccupatevi, perché le crociere natalizie, quelle al tramonto, jazz, quelle con brunch, notturne, saranno sempre disponibili per voi. Il costo di questa crociera varia in base all'età, parte da $18 fino a $142. Bambini sotto 2 anni non pagano. Per tutte le altre crociere invece controllare il link nell'info box per verificare i costi e se i bambini vengano o meno ammessi. Le mance non sono mai incluse. Lascio nell'info box il link, così potrete fare anche voi questa esperienza supportandomi. Siamo per passare il George Washington Bridge, che è il ponte che collega Manhattan dal New Jersey. Se vi ricordate, Enrico è apparso in uno dei miei video in cui c'è stata una bufera di neve. Lascio il link qua sopra. Enrico, cos'è successo quel giorno? Raccontaci! Ci siamo divertiti tantissimo sotto una delle bufere di neve più innevate e violente che ci fu, quando? 3-4 anni fa, ma ci siamo divertiti un sacco. Sì, erano 3 anni fa e stavamo facendo un tour facendovi scoprire tutte le luci di Natale del Midtown. Un momento che non si viaggiava tantissimo. Esatto, però c'era una cosa chiamata pandemia, io col sole non ci vedo più. Ti ricordi che mi saranno congelate le mani? Che parole conosci? Hai foglie da spa. Ciao Charlie. Ciao Charlie. Sono stata a Viareggio quest'estate con una famiglia italiana. Brava! Cosa hai fatto? Was that like au pair? Au pair. Yeah. I did that in Amsterdam. Fun. Yeah. Viareggio was so fun and they took me to their family trip to Olbia in Sardinia, so it was nice. I was like, can't complain. Charlie è stata in Italia a Viareggio quest'estate e ha fatto la ragazza alla pari. Abbiamo imparato un po' l'italiano. Che
sono delle portate che ti portano al tavolo e altre a buffet. Ho sentito Enrico dire, sai che la pasta, perché abbiamo preso anche la pasta. Allora faccio vedere il piatto, pasta, insalata, questo è cornbread e poi ci abbiamo la zuppa. Enrico dice che la pasta è buona, non è male. Scottina ma buona. Molto stracottina. Adesso chiediamo anche a Silvia. Proviamo la zuppa. Perché mettono la cannella da tutte le parti? A me non mi piace la cannella. Allora, la zuppa era di pumpkin? Zuppa di zucca. Io amo la zucca ma non amo la cannella. Voi? È un po' dolce però. A me piacciono tutti e due. Siamo arrivati in Bronx. Il giorno che abbiamo fatto questa crociera Foliage era la giornata perfetta per una crociera autunnale. Abbiamo conosciuto un gruppo di 10 donne filippine ed interagito con un altro gruppo di americani già pronti per Halloween con le loro parrucche. Ho incontrato Gilletto! Queste filippine a New York e amano l'Italia. Bellissima! Bellissima! Ciao! Ciao Italia! Questi colori non rendono giustizia, sono meravigliosi, un mix di verde, rosso, arancione, giallo, stupendo! Silvia non ha mai provato la corn cake, che è una delle mie cose preferite in America. Soffice, poi è caldina, quindi è davvero buona. E sopra la crosticina anche un po' croccante. Cornbread si usa molto durante le feste americane, soprattutto il Thanksgiving. In ogni portata di Thanksgiving delle famiglie americane c'è sempre il cornbread. Se vi ricordate ho fatto un video su come ho passato il Thanksgiving con una famiglia americana e lo lascio qua sopra. Sono appena stata sgridata, in ancora si dice ho preso una ciga perché lui mi sta facendo un video fuori dal finestrino. È arrivata la mezza capitana, ha detto che non si può. Sensazione della crociera? È bellissima anche perché vedi tutto lo skyline sia di New York che del New York. Sì, è molto bello e poi siamo stati fortunati perché i colori iniziano ad essere molto giusti e consigliatissimo. L'avevi mai fatto una crociera così? No, è la prima volta e ne farò altre. Ma perché questa è diversa dalle altre? Tanto perché vedi tutto il foliage e merita. Qualsiasi tipo di crociera, sia temporanea, con il foliage, natalizia, notturna, jazz, tramonto, brunch, architettonica e ogni altra, vi lascio il link qua sotto nell'info box. Finita, siamo tornati indietro, però abbiamo visto un sacco di colori autunnali. E del foliage, cosa dicevi? Sì, molto bello, molto bello. Io sembra che sono arrivata da un viaggio lunghissimo. Lei era nell'altro video di Natale. Sono lei è la Ingris, era con l'uomo nero e lasciamo il video qua sopra. C'era finita. Amici lasciati. Sono Chelsea, c'è un appuntamento, un coffee shop. E mentre cammino trovo un sacco di decorazioni di Halloween, tra cui quella appena lasciata e questa qua.
benvenuti su New York, storie di immigrati, viaggi, Stati Uniti. Iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto. Ricordatevi che ho un'agenzia di viaggi dal 2014 e creo dei giri e tour personalizzati per ogni esigenza. Lascio qua sotto nell'info box il link a Google Maps con tutte le mie reviews dei fantastici clienti che ho avuto negli anni.